la vostra pazienza per questo nostro di ritardo organizzativo, ma io partirei proprio in questo da, siamo stati in linea con un aneddoto che raccontava Predrag Matvej Ilic, il grande studioso del Mediterraneo, che insegnava alla Sorbona di Parigi. Quando accettò di venire a Roma, i colleghi parigini lo sconsigliarono perché gli dissero: se vai in Italia, lì quando un convegno a Milano si deve fare alle 11, comincia alle 11.10, a Firenze comincia alle 11.20, a Roma alle 11.30, a Napoli a mezzogiorno. E lui poi chiese: e a Palermo? Disse Matvej: a Palermo forse non si fa. Noi purtroppo siamo stati, diciamo, in questa tradizione, speriamo di riscattarci ora con lo svolgimento di questo nostro incontro. Grazie a voi tutti, grazie, ci sono ancora molti posti in compenso, quindi potete accomodarvi, fatelo, perché altrimenti Luciano ogni due minuti mi dirà digli di accomodarsi, quindi per una cortesia personale fatelo, vogliatemi bene, grazie. Perché non è una conferenza stampa, come dice qualche nostro amico. Come? È per differenza di fuso orario questo spostamento. Verosimilmente sì, verosimilmente sì. Questa sera, come Fondazione Europa Prossima, ci siamo voluti raccogliere attorno a questo tema. Più grandi vuol dire crescere, perché negli ultimi mesi si coglie con forza un dibattito intenso che conosce vari contributi circa la possibilità di sdoppiare, raddoppiare, accrescere, ingrandire gli ambiti territoriali, immaginando con questo di dare una risposta alla crisi delle istituzioni, al problema dello sviluppo delle aree urbane, ritenendo che questa possa essere una panacea che può aiutarci ad andare avanti. In assoluto, io ad esempio sul piano personale non saprei dire se questa sia una cosa utile o meno, ma sicuramente il rischio che abbiamo mediamente dalle nostre parti è di fare sempre delle riforme che magari funzionano a tavolino, ma poi all'applicazione dei fatti si mostrano fragili, si mostrano deboli, anche perché molto spesso si fanno delle vesti rigide dall'alto che mal si combinano con lo specifico del territorio. E allora io volevo dare una mano, far partire questa riflessione, questo momento di incontro, rileggendo un pensiero di un grande intellettuale che purtroppo è venuto a mancare ieri, James Hillman, e ce n'è un bel ricordo su tutta la stampa odierna. Lui diceva questo: ovunque vediamo crescita, oggi ne avvertiamo anche il pericolo. Tutti i numeri in ascesa non esprimono più lo spirito ottimistico, anzi, sono segno di mostruosità, di epidemia, di brutture, di disastri futuri, di estinzione. La crescita ha assunto una coloritura cancerosa. L'uso di questa parola manda un messaggio di pericolo: vuoi che a crescere siano il debito pubblico, oppure la popolazione, i disoccupati, le dimensioni della città, l'inquinamento dell'aria, l'aliquota d'imposta. Crescita adesso vuol dire declino. Quello che prima dava la misura del nostro progresso ora è diventato sintomo di problemi. Hillman parlava ovviamente della società americana, che aveva molto meglio presente della nostra realtà, ma credo che questa sua riflessione possa essere un pungolo problematico alla discussione che noi vogliamo fare nel merito. E per fare questo abbiamo convocato attorno a questo tavolo delle personalità che possono aiutarci a capire quello che si può attendere nei territori su questo tema, a partire da amministratori locali come Gianluca Fusilli e Camillo D'Alessandro, e poi un presidente di provincia, Enrico Di Giuseppe Antonio, presidente della provincia di Chieti, un consigliere regionale come Camillo D'Alessandro, presidente del gruppo consigliere del Partito Democratico alla Regione Abruzzo. Stanno raggiungendoci poi due parlamentari che sono Giovanni Legnini e Filippo Piccone. Ci aiuta a riflettere su questo tema con la sua capacità speciale di lettura del territorio e dei problemi istituzionali della sua rappresentanza come Luciano D'Alfonso. Ma
il vero senso della serata lo abbiamo nella presenza del professor Giuseppe Darita, presidente del CENSIS, che almeno a seguirlo sulla stampa ogni settimana, insomma, ci dà la possibilità di cogliere che cosa sta succedendo a questa nostra povera Italia. Io non voglio farla lunga, anche perché siamo partiti tardi e me ne prendo la colpa, quindi darei subito la parola all'inizio per un breve saluto di inquadramento a Camillo D'Alessandro, a Camillo D'Angelo. D'Angelo, due Camilli. Buonasera a tutti. Ma mi spetta l'ingrato compito di aprire una discussione così importante, con la consapevolezza di non poter parlare più di 3 minuti, per cui affrontare il tema in discussione è veramente molto molto complesso. Io mi limito a ricordare solo un paio di questioni. Il tema della grandezza della città di Pescara, del suo territorio, della sua possibilità, della sua capacità di attrazione, della necessità di avere spazi su cui crescere, della situazione della conurbazione forte che è rappresentata da tutto il territorio che lo circonda, dalla necessità di allargare l'orizzonte verso l'altra sponda dell'Adriatico, dalla necessità di ricollegarsi e riconnettersi verso lo sviluppo anche di aree vicine e porti vicini come quelle di Ortona, per migliorare i collegamenti oltre che turistici e commerciali, con tutti i temi, vado di fretta per cui posso anche non ricordarli tutti. Noi ci siamo posti nella precedente amministrazione, così facciamo un passo indietro, quando, sia sfruttando un finanziamento del Ministero, noi che riconosceva Pescara come un nodo centrale tra le aree di maggior interesse per lo sviluppo nazionale, sia attraverso poi due piani strategici redatti dal CENSIS, sia per la città di Pescara che per la città di Chieti, noi attraverso questi due lavori cercammo di definire e di individuare tutte le potenzialità presenti nel territorio che, tenendo conto dei limiti amministrativi, dei limiti giuridici e di legge che non individuavano Pescara come area metropolitana, come città metropolitana, ma di fatti si configura come un'area vasta, come un'area metropolitana, quali strumenti e come poter raggiungere gli stessi obiettivi e far sì che si potesse incominciare a ragionare in uno spirito unitario, in uno spirito condiviso per obiettivi comuni del territorio. Queste parole penso che siano, devono essere alla base di tutte le iniziative politiche che da sempre, da allora, ecco, dovremmo continuare a portare avanti. È vero che oggi noi assistiamo a una stanca della politica nella nostra città, è vero che dibattiti di questo tipo su questo tema non ce ne sono. Quello che appare invece è l'affrontare questo tema della crescita da un punto di vista esclusivamente, per alcuni aspetti l'unica proposta che gira è quella che fa riferimento se crescere significa utilizzare soltanto strumenti normativi, sarebbe soltanto lo strumento di una fusione fredda, io la chiamo, di 3 realtà territoriali, quelli possono essere Pescara, Montesilvano e Spoltore. Io penso invece che una fusione, se deve essere, deve prima passare attraverso il coinvolgimento dei territori, individuando le rispettive funzioni, le rispettive specificità, non mortificando nessuno ma valorizzando tutto quello che di bello, di buono nella storia di questi territori c'è, ma sapendo anche, inquadrando in una visione di sviluppo globale che vede ad esempio sia nelle politiche nazionali che nelle politiche europee la possibilità di uno sviluppo nuovo di Pescara se guarda verso l'altra sponda dell'Adriatico. Ecco, io penso che noi oggi non possiamo soffermarci a pensare che crescere significa annettere due comuni. Io penso che crescere significa oggi mandare avanti politiche che tengono insieme un territorio, che guardino con una visione più larga, dove ognuno ci si possa ritrovare. Chi, voglio dire, lavora a Pescara può tornare la sera al suo paese, essere ancora partecipe di quella comunità e contribuire al suo sviluppo, alla vita democratica. Chi vive a Pescara e lavora fuori, tornare a Pescara che ancora si configura come una città accogliente, vivibile e che non diventi, non dico megalopoli perché non lo potrà mai diventare, ma una città complessa nel suo vivere, con grandi differenze sociali e con problemi derivanti dall'immigrazione o di periferie non molto, diciamo, riqualificate ancora. Per cui io penso che la dimensione di questa città, la dimensione di questo territorio non passi attraverso la sommatoria di bilanci di 3 comuni,
non può essere la sommatoria critica di tre bilanci, né può essere una sommatoria di popolazione, né può essere la sommatoria di chilometri di strada. Io penso che se deve essere un ragionamento di integrazione, di sviluppo, di crescita, Pescara potrà crescere solo se saprà, insieme alle altre realtà territoriali, portare avanti un discorso unitario, senza primi e senza secondi, ma dove ognuno trovi un suo spazio, dove ognuno trovi le risposte necessarie alla sua popolazione per crescere e per poter guardare con più serenità al futuro. Io penso che tutto questo non possa essere governato in una realtà così complessa crescendo nelle dimensioni. Io penso che dimensioni come si sono configurate nella storia del territorio italiano, che rimangono piccole, che rimangono ancora municipalità per alcuni aspetti, ma per altri aspetti sappiano coniugare ragionamenti alti, complessi, che guardino al futuro, io penso che questa è la strada per far crescere non solo Pescara, ma per far crescere tutto il territorio circostante con benefici collettivi per tutti. Io penso di non aver superato i 3 minuti e di essermi attenuto anche un po' a tempo. Non volevamo suscitarti l'affanno, grazie Camillo. Camillo ci ha già introdotto su questa questione, su cui chiederei un contributo ulteriore a Gianluca, cioè crescere per la città, posto che, ci diceva appunto Ilman, la crescita ormai è già una visione negativa, inquietante, in sé oggi, la crescita della città non nelle sue dimensioni fisiche, ma sul piano delle sue capacità funzionali e relazionali. Su questo Gianluca, se vuoi darci un altro contributo, grazie. Innanzitutto buonasera cari amici e cari amiche, sono onorato, ringrazio chi mi ha consentito di portare questo contributo di saluto a questa bella occasione di approfondimento organizzata dalla nostra fondazione. A dire il vero, visto anche il numero, ma soprattutto la qualità degli interlocutori, questa sera sono più predisposto all'ascolto che all'intervento, ma non mi sottraggo a dare un piccolo contributo di riflessione anche sul tema base della giornata, che però, a dire il vero, tu l'hai spiegata bene nella tua fase di introduzione, ma io che l'ho letta, come dire, senza ascoltare la tua introduzione, mi evocava più tematiche di carattere economico-aziendale che tematiche di carattere politico-istituzionale. Poi devo dire che ci ho riflettuto un po' di più e ho riflettuto sul fatto che quello che viviamo è un tempo nuovo della democrazia del nostro paese. Perché è un tempo in cui, da un lato, dal mio punto di vista, a mio parere, la competizione tra i territori e i territori, quella che si chiama globalizzazione, fa sì che la nostra vita sociale, la nostra vita economica, anche la nostra vita politica e istituzionale, lo stiamo vedendo negli ultimi giorni, rispetto al passato è sempre più condizionata in tempo reale, non solo da quello che accade vicino a noi, ma anche da avvenimenti che accadono lontano da noi, ma con i quali noi siamo costretti a fare i conti. Penso all'effetto Grecia sull'aspetto latente del nostro debito pubblico, che era un problema latente che è diventato oggi invece un'emergenza da affrontare tutta e da affrontare subito. Dall'altro lato, evitando, come dire, le altre sottolineature, nella pubblica amministrazione c'è oggettivamente, qui largamente rappresentata, da un lato la scarsità di risorse disponibili che si contrappone a bisogni sempre mutevoli e crescenti, e questo individua esattamente la responsabilità della classe politica dirigente, la quale è chiamata a cogliere le occasioni di sviluppo, se e quando ci sono, nel momento stesso in cui sorgono, perché una volta passato quel momento si rischia di perderle una volta e per sempre. E poi, lo dicevi tu, c'è la crisi emergente che determina nelle persone, dentro le famiglie, un sentimento di paura, di sfiducia verso il futuro, una progressiva disaffezione, una progressiva sfiducia verso la capacità della classe dirigente, in senso largo intesa del paese, non solo quella politica, a dare risposte chiare ed efficienti rispetto ai problemi della persona. E questo, a mio parere, estremizza l'individualismo del soggetto. Ci sono sempre più persone che pensano di farcela assolutamente da soli, provano a dare loro la risposta, abbandonano il senso della comunità, del fare insieme, che è stato anche alla base della capacità del nostro popolo anche di affrontare situazioni, se non parimenti complesse, anche più complesse di quella attuale. Ed in questo quadro, lo diceva Presutti, lo dicevi tu nella tua introduzione,
anche grazie al giusto risalto che gli hanno dato gli organi di informazione, sia quelli locali che quelli nazionali, è diventato un argomento di attualità, un giusto argomento di attualità, accanto alla questione certamente meno complessa da risolvere, della quale si parla comunque molto, la riduzione dei costi della politica giusta, anche la questione della ridefinizione dei confini amministrativi e funzionali degli enti territoriali locali di governo, perché quelli che sostengono questa tesi ritengono che l'eccessiva parcializzazione territoriale da un lato e la sovrapposizione delle funzioni abbia determinato, come dire, diseconomie ormai inaccettabili. Io credo che figli di questo ragionamento siano sia gli ultimi provvedimenti adottati dal governo nazionale della pratica eliminazione dei comuni al di sotto dei 1000 abitanti, ma credo che anche figlio di questo ragionamento sia quel dibattito che ad esempio a Pescara si è sviluppato in questi ultimi mesi sulla possibile rivisitazione dei confini amministrativi della nostra città, che qualche volta è sembrata evocata come soluzione ottimale da un lato al recupero dell'efficacia e dell'efficienza necessaria da parte degli enti locali e dall'altro come soluzione ai nostri problemi di competitività sia nel mercato globale che nel mercato nazionale. Io alla domanda che ha posto Marco Presutti all'inizio, più grandi vuol dire crescere, lo dico con sincerità, una risposta non ce l'ho così chiara, e quindi, come dire, vorrei ascoltare gli interventi anche per farmi un'idea. Però concludo spostandolo il ragionamento sul sottotitolo di questo convegno, perché se una cosa ho imparato nei miei studi universitari, anche se un po' malfatti, ma soprattutto nella mia esperienza empirica di consigliere comunale di una piccola città di provincia, è che quando si parla di efficacia dell'azione amministrativa di un governo territoriale, la efficacia si misura con la capacità di raggiungere un obiettivo prefissato in un tempo dato e soprattutto condiviso. E quando si parla di efficienza dell'azione amministrativa del governo, questa efficienza si misura con la capacità di farlo con le risorse minime indispensabili. Quindi neanche la scarsità delle risorse diventa la scusa per non fare. E allora, se è vero questo, io lo dico con sincerità, a me non mi ha appassionato né mi appassiona, perché così è stato purtroppo posto dai promotori, un dibattito tutto teorico sulla dimensione ottimale della mia città. Se in questo dibattito non si inseriscono le esigenze quotidiane delle persone che vivono, i loro desideri, le loro ambizioni, e anche la loro storia e la loro cultura. Cerco di farla breve perché siamo arrivati con il tempo. Io spero invece, e veramente concludo, che il moltiplicarsi di iniziative come queste ci aiutino tutti insieme a recuperare il senso di responsabilità di un gruppo largo di classe dirigente, non solo politica, e di quella politica senza colori, senza gelosie, che magari torni ad appassionarsi non tanto alla ricerca dello slogan o della proposta che nel momento contingente è in grado di accattivare la simpatia del cittadino elettore per 15 giorni, ma che magari individui, ed ecco il sottotitolo, nella competizione a livello più alto possibile tra le idee come l'unico strumento, anche nella nostra città, in questa fase particolarmente difficile, per recuperare il ruolo e le ambizioni che solo 3 anni fa in questo territorio c'erano e si esprimevano. Il ministro Tremonti, veramente ho concluso, utilizza sempre una frase per dire qual è la qualità che secondo lui deve avere un amministratore pubblico avveduto: primum vivere e inde filosofare. Sarà anche vero che il pragmatismo ci serve nei momenti attuali, ma io credo che la classe dirigente debba anche avere la capacità di immaginare, la capacità di sognare, perché se noi in questo territorio, in questa città, non avessimo avuto la capacità di immaginare e di sognare solo quelle, mai avremmo avuto Pescara città vicina, mai avremmo avuto Pescara città Gabbiano, come il professor De Rita diceva nel 2007 o nel 2008 nel rapporto del Censis, mai avremmo avuto Pescara città regione e funzione, mai Pescara città europea ed Europa per la prima volta dopo 20 anni. E allora il mio contributo, se mi consentite, è solo quello di recuperare in questo tempo nuovo questa consapevolezza, e credo che ci aiuterà tutti insieme, certo con difficoltà, qualche volta con paura, io spero più volte con speranza,
tutti insieme a recuperare il nostro ruolo, il ruolo di questo, di questa città, nella difficile ma credo appassionante sfida per la conquista di un futuro migliore per il nostro territorio. Grazie. Grazie Gianluca. E ora l'ospite che forse ha il ruolo più scomodo, non solo perché è seduto a fianco a me e quindi occupo molto spazio, ma proprio perché il presidente di una provincia e le province sono gli enti che forse per la loro debolezza di rappresentanza, perché non hanno la forza dei parlamentari che non fanno passare nessuno i compiti di guardia, non hanno quelle delle regioni che sono una bella, voglio dire, una bella lotta. Le province sono offerte al popolo come, diciamo, sfogo alla fame pur giustificata dell'antipolitica, e quindi diciamo che si trova scomodo in questa posizione, ma è un grande presidente di provincia anche perché ha iniziato, lo voglio dire, come grande responsabile organizzativo di un movimento giovanile, quello della Democrazia Cristiana, che formò l'ultima grande classe dirigente che ancora oggi va in giro per l'Italia, quella, diciamo, di Enrico Letta e di tanti altri rappresentanti. Quindi mi cedo la parola, perché ogni volta che andavo a Roma giovanile mi ricordavano sempre Enrico di Giuseppe Antonio, e di questo lo voglio ringraziare. Alla parola Enrico. Intanto saluto tutti, saluto il professor De Rita, gli amici, Luciano, che come me appartiene, lo ricordava Marco, alla quinta generazione di giovani democristiani, una delle ultime, ma soprattutto quella che è stata più carica di entusiasmo e più forte nell'esprimere classe dirigente che oggi è in tutti i partiti della cosiddetta Seconda Repubblica. Certo, io conterrò in 3-4 minuti il mio intervento, perché anche il ritardo con cui abbiamo iniziato va assolutamente recuperato. Io devo dire che tu hai sottolineato in pieno il significato vero di questa storia dell'abolizione delle province. Faccio una premessa. Con il presidente di Pescara abbiamo proposto concretamente, anche se poi sapete bene che la Costituzione assegna ai comuni e alla regione il compito di decidere se unificare i territori, abbiamo proposto di unificare le nostre due province. Ci crediamo, su questa proposta andremo avanti, coinvolgeremo i comuni, perché riteniamo che in questo caso grande è bello e può sicuramente produrre dei risultati in termini di efficienza e di efficacia dei servizi, ma soprattutto di riduzione dei costi non solo della politica, che ha il suo peso sicuramente sui nostri bilanci, ma nell'organizzazione stessa delle province. Luciano è stato presidente della provincia, c'è Claudio che è stato presidente della provincia, sanno meglio di me quali sono le competenze e quale svilimento ha avuto le province negli ultimi decenni. Poi c'è stata una timida e significativa ripresa piuttosto ancorata alla spesa, che ha depauperato quelle grandi risorse che noi avevamo e che utilizzavamo soprattutto per quelle residue competenze che avevamo nella struttura della viabilità, quindi nel sistema della manutenzione e della realizzazione di strade, ma soprattutto nella manutenzione delle scuole secondarie superiori. Poi non c'era più niente. Alcune regioni hanno conferito alle province funzioni e competenze importanti, altre, forse come la nostra, solo quelle competenze residuali da passacarte. Ma lo spot che serviva al paese è quello di dire aboliamo le province, senza fare una verifica del loro costo, senza capire le funzioni vere della provincia che abbiamo richiamato di governo di area vasta. E questa cosa continua con una litania a volte pesante, a volte avulsa dalla realtà, ma soprattutto con un'idea non seria, non concreta di come sfoltire la giungla di enti, di competenze, di inefficienze nel nostro paese, a vantaggio invece di una semplificazione amministrativa che è la nostra Costituzione, di cui noi tutti ci vantiamo della grande qualità in tutto il mondo, ha disegnato nello Stato, nelle regioni, nelle province e nei comuni. Allora voglio dire obiettivamente che intanto questo disegno di legge di riforma costituzionale
Io registro con grande piacere la convergenza avuta ieri a Roma, io faccio parte dell'ufficio di presidenza dell'UPI, tra conferenza delle regioni, tra ANCI e tra UPI, dicendo che occorre affrontare la riforma del titolo quinto della Costituzione, dell'organizzazione territoriale, iniziando a discutere il codice delle autonomie, che giace nel Parlamento da molto tempo, che ha superato più legislature e che in qualche modo stabilisce chi e che cosa bisogna fare in questo Paese. Ma poi si dimentica, per esempio, che in questo Paese lo ha fatto per conto dell'UPI, e ce lo ha presentato proprio ieri a Roma, una ottima società di consulenza che in qualche modo ha censito fino ad oggi 7.000 enti, tra aziende, società, enti strumentali, che hanno 24.000 persone nei consigli di amministrazione ed ha un costo di oltre 3 miliardi di euro. Al totale di questo corso del personale politico bisogna aggiungere il costo di funzionamento, che è un importo superiore agli 8 milioni di euro. Ma poi vediamo un attimo quello che succede anche a livello regionale: si decide di organizzare meglio il sistema idrico integrato delle acque, ma si tiene ancora in capo alla regione la funzione stessa di coordinamento e di vigilanza come autorità, mentre immediatamente con una legge regionale si potrebbero conferire alcune competenze oggi ricomprese negli ato acqua, ato rifiuti, consorsi di bonifica, bacini imbriferi, parchi regionali, eccetera, eccetera, in capo alle province. Guardate, c'è da dire poi che la spesa pubblica relativa al 2010, per quanto riguarda le province, siamo ad un 12 miliardi, che è pari all'1,5%. Rispetto al 21 delle regioni, al 9 dei comuni, al 22 dell'amministrazione centrale, la previdenza il 37%, all'interesse sul debito l'8,92%. E veniamo ai costi della politica, quelli che hanno un po' fatto scattare questo magnifico spot elettorale, che viene cavalcato anche da più parti politiche. Io non ho difficoltà a dire che il mio amico leader del mio partito, Pier Ferdinando Casini, gli ho detto: tu sbagli quando cavalchi questa cosa qui che praticamente non ci porta molto lontano. Certo, oggi se intervistiamo i cittadini sull'utilità della provincia, probabilmente il 90% dirà che è un ente inutile, che non serve a niente, ma che in questa grande forza dell'antipolitica qualcuno dice che magari siamo lì a fregarci quattrini, senza sapere che io come presidente della provincia prendo 3.000 euro netti al mese, senza vitalizi e senza altri benefici e gratificazioni agi che invece hanno altri livelli, diciamo, del personale politico, iniziare dalla regione per arrivare al Parlamento della Repubblica. Il compenso per quanto riguarda le province: siamo al 5% contro il 30% dei comuni, contro il 47% del Parlamento e il 43% della Regione. Allora, per semplificare un po' quello che io ritengo sia molto giusto affrontare, anche a livello regionale. Intanto ci sono anche situazioni un po' anomale. Voi pensate a questa grande area, come dire, metropolitana, che comprende una parte importante della provincia di cui sono presidente, con la città capoluogo, con una importante zona industriale a sud con Francavilla, che sono evidentemente ricompresi in un'area urbana per la quale forse si farà, anzi sicuramente si farà, questo referendum regionale per la cosiddetta Grande Pescara. Ma anche qui non siamo, ecco, la regione dovrebbe convocarci tutti e vedere anche se ci sono le condizioni per poter semplificare, riorganizzare il territorio e attivare anche le procedure previste dalla Costituzione in tema di rimodulazione delle circoscrizioni comunali, ma anche di quelle provinciali. Anche su questa cosa qui bisogna essere chiari. Poi questa legge di riforma costituzionale, mi avvio alla conclusione, vado per spot per non rubare altro tempo e dare qualche spunto.
Questa legge di riforma costituzionale prevederebbe, usiamo il condizionale perché non è ancora chiaro poi il passaggio che ci porterà ad avere nel dibattito parlamentare a capire come affrontare il governo di area vasta. Sembrerebbero province regionali. Allora io mi chiedo, sarà la regione, lo dico ai consiglieri regionali, a definire le nuove circoscrizioni, perché poi bisogna capire chi deve occuparsi di questi temi. No, non è che le strade, la mia provincia ha 2000 km di strade, o le scuole, o l'ambiente, o i centri per l'impiego, o quant'altro di competenza della provincia, vengono lasciati così al caos generalizzato e generale. Dobbiamo capire la regione come disegnare queste cosiddette province regionali. Allora io mi chiedo, e chiudo, lascio a voi questo, come dire, questa riflessione. Se per decidere la collocazione dell'ospedale di Lanciano c'è un grande dibattito, se farlo in città oppure spostarlo fuori dalle mura della città, se unificare queste due province, che potrebbe essere utile all'Abruzzo meridionale e a una parte considerevole dell'Abruzzo costiero, si scatenano guerre di campanile. Io in particolare ne ho subite, perché i chietini sono più attenti a conservare giustamente la tradizione e la storia della città capoluogo. Se praticamente alla chiusura di un ufficio qualsiasi, che viene sostituito con un processo telematico di contatto con l'utente, con il cittadino, si scatenano dei putiferi soprattutto sui giornali, io non riesco a immaginare come si possa fare un ridisegnare le circoscrizioni di province regionali in una situazione soprattutto del centro-sud, dove i localismi e i campanili sono il pane quotidiano che nessuno aiuta a superare per mere convenienze di bottega. Allora parliamoci chiaramente, piccolo e bello, perché poi si poteva anche semplificare per quanto riguarda i comuni sotto i 1000 abitanti, far rimanere a presidiare un comune qualsiasi un sindaco o 10 o 5 persone che si riuniscono per decidere le sorti di quel borgo, di quella frazione, di quella piccola realtà, non ha nessun costo, è irrilevante. Si poteva forse, o si potrebbe forse, sfoltire quello che intorno alla politica cresce e prospera in tema di possibilità di assentarsi dal lavoro, di tutte queste cose, discutiamone. Ma le realtà già sono concretamente unite attraverso le convenzioni, attraverso le unioni che sono stabilite dal nostro testo unico, dal nostro ordinamento. Ma anche questo appartiene a uno spot del bar, perché se andiamo in un bar qualsiasi di Pescara e chiediamo a un cittadino: ma ha ancora motivo di esistere il comune di Fallo, 35 abitanti? Io credo che il 70%, oggi forse meno, avrebbe risposto: ma certo che non può esistere un comune che abbia un sindaco, un consiglio comunale, un segretario, un ufficio di anagrafe con 20-30 abitanti. Ma anche qui il legislatore è lontano dalla realtà, professor De Rita. Questi comuni si sono già uniti. Io ho fatto il sindaco di un comune di 6.500 abitanti, di un comune che è sulla costa, che quindi ha grande gettito fiscale per via dell'ICI e che quindi tutto sommato insomma vive bene. Ma noi da tempo, da 10 anni, ho fatto il sindaco per 10 anni, sono presidente da 2 anni della provincia, da oltre 10 anni avevamo messo assieme le nostre competenze per semplificare, per rendere più efficace insomma il servizio ai cittadini e per pagare meno. Tutto questo non viene considerato. A volte a me sembra che ci sia un Parlamento, certo di nominati, ma un Parlamento proprio completamente fuori dalla realtà, fuori dal mondo. Nessuno vuole difendere, io non voglio difendere le province se le province devono restare così come sono, anche perché oggi non ci sono più soldi, quindi qualche anno fa, Claudio, i soldi, Luciano c'erano, perché io mi ricordo l'ultima mia esperienza di Gianmario Amicone, che è stato ultimo presidente con me alla provincia. Noi abbiamo lasciato 80-90 miliardi di avanzi di amministrazione, perché i soldi non si spendevano, le procedure per spendere erano molto più farraginose, esistevano anche i controlli dei comitati, insomma
spendere era molto più difficile. Oggi le province non hanno più risorse, quelle risorse che avevano sono state completamente spese e non si riesce neanche a fare lo sfalcio delle erbe per via di difficoltà che riguardano i bilanci asfittici, ma anche forse per politiche sbagliate. Allora, cari amici, io vi sottometto alla vostra riflessione due idee. La prima, che non criminalizziamo l'ente intermedio e l'ente che in qualche modo appartiene alla storia di questo paese, e assieme all'ente intermedio non criminalizziamo le nostre 8.000 municipi che hanno una funzione importante soprattutto per fermare l'emorragia demografica che in alcuni comuni dell'interno e montano questa emorragia è oramai una realtà da molti anni, ma soprattutto l'invito alla regione Abruzzo a far sedere intorno a un tavolo immediatamente tutti gli attori istituzionali, rappresentanti delle province, dell'ANCI, dei piccoli comuni, per capire anche nell'amore dell'approvazione di questa legge di riforma costituzionale del codice dell'autonomia come noi stessi in questa regione possiamo semplificare, ma possiamo soprattutto rendere un servizio migliore ai cittadini. E chiudo veramente. Questo è un paese che non funziona più, dove la pubblica amministrazione è in preda ad una confusione totale. E allora mettiamoci insieme intorno a un tavolo e scusate se dico, forse stare tutti assieme in questo periodo della storia italiana è la migliore, come dire, è la migliore possibilità che questo paese ha per uscire da questa grande crisi. Io dico, mutuando un po' un grande insegnamento di un sindaco di Firenze che insomma passava il suo tempo a invitare i grandi del mondo a fare pace, ecco, gli amministratori dovrebbero essere un po' tutti venditori di speranza, e la nostra speranza è quella veramente di cambiare questo paese. Grazie. Grazie Presidente. Ora alcuni ringraziamenti ad amici che ci hanno raggiunto, in primo luogo i consiglieri regionali, ce ne sono tanti ed è forse anche un bene che condividano queste riflessioni con noi. Li ringraziamo: Claudio Ruffini, Peppe Di Pangrazio, Giovanni D'Amico e Riccardo Chiavaroli. Un saluto e un ringraziamento al direttore dell'Arta Mario Amicone, a Mimmo Locasciulli, al senatore Glauco Torlontano, a Gabriele Pomiglio, Lucio Marco Tullio, Italo Lupo, Gaetano Novello, il presidente delle Regioni Industriali d'Abruzzo, Mauro Bernabei, il presidente del Confindustria di Pescara, Enrico Marramiero. Poi ancora vorrei salutare Anna Durante, Mario Collevecchio, Ezio Ardizzi, Augusto Pomidori, Achille Lococo, Giovanni Visci, voi tutti per confortarci col vostro calore e anche per la pazienza che avete dimostrato finora. Ora, il tema delle province lo abbiamo affrontato. Io credo che però un aspetto che può chiamarci in causa come riflessione è l'aspetto della legislazione che può avvenire a livello regionale, che può rimediare alcuni guasti di quell'impianto un po' alla garibaldina di cui parlava prima il Presidente della Provincia. Forse l'Italia si è fatta la garibaldina portata ad essere sempre amministrata così, dall'alto calano dei fendenti sul territorio senza rispettarne le tradizioni, ma pure la nostra tradizione culturale non era questa. Io più vado avanti a studiare certi aspetti, più riconosco la grande lungimiranza, la grande capacità che aveva ad esempio Roma di governare i territori facendo leggi generali, ma sapendo ogni volta adattare la legge, che non era un Moloch, ma era appunto una cosa che doveva servire a calarsi su quello che accadeva in quel territorio specifico. Ad esempio, siccome siamo una regione del terremoto, io ricordo che quando ci fu un devastante terremoto nel 346 d.C., il terremoto di San Girolamo, che lo ricorda nel famoso cronico, fu restituita come regione questa regione del Sannio, che prima invece stava con la Campania, perché si capì che era necessario ricreare una realtà amministrativa più vicina a quel bisogno che si andava ponendo, un grande realismo che oggi si è perso. La legislazione regionale quindi non ce la fa, probabilmente può aiutarci in questo la legislazione regionale, e su questo
mentre saluto, è arrivato ora, grazie onorevole Vittorio Lincecco, grazie per essere qui, e ringrazio anche Steve Casmitran e Roberto Mascarucci, appunto su questo tema di cosa può fare la Regione per fare in modo che si modifichi quello che deve essere modificato, ma che questo possa rispecchiare ciò che c'è nei territori. Ecco, chiedo il contributo di Camillo D'Alessandro, presidente del gruppo regionale del PD al Consiglio regionale d'Abruzzo. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, sono il professor De Rita e ringrazio Marco, la Fondazione, per l'invito e tutti voi per la vostra presenza. Entrando subito nel merito dei quesiti posti da presunti, però voglio prima fare un ragionamento che penso consenta di aggiungere alcune riflessioni a quelle già svolte dal presidente Di Giuseppe Antonio, che convoca direttamente l'ente regione nella sua attività primaria, che è quella che dovrebbe essere non quella della gestione ma quella della attività legislativa, della programmazione, che poi demanda la sua fase attuativa agli enti intermedi e agli enti locali. Questo dovrebbe essere la regione nel periodo nuovo di questa nuova complessità. Ma prima di arrivare al punto, io credo che il tema posto dalla Fondazione che ci ha convocato è il tema della grandezza. Noi dovremmo metterci d'accordo su qual è la grandezza ottimale, su qual è il concetto di grandezza, perché c'è sempre qualcosa di più grande e quindi c'è sempre qualcosa di più inclusivo, e rispetto a questo processo quasi diabolico viene cancellato tutto ciò che i territori naturalmente esprimono, storicamente esprimono, istituzionalmente esprimono, in nome di una presunta grandezza che non è una dimensione ottimale di per sé. Perché c'è sempre qualcosa di più grande, perché c'è sempre qualcosa di più grande della città di Pescara, c'è sempre qualcosa di più grande della grande Pescara. Perché non aggregare, per esempio, Francavilla o Chieti e dopo altre realtà ulteriori? Quindi il tema, a mio giudizio, non lo risolve la categoria della grandezza, ma quella della funzione. Le città, i territori, le istituzioni sono funzioni e sono stati chiamati a svolgere delle funzioni. Io mi chiedo, ma perché nel tempo dell'amministrazione D'Alfonso non ci si poneva il tema della grandezza più grande di quella che era Pescara? Perché si parlava di altro in quel tempo nella città di Pescara? Perché nell'esperienza amministrativa a Giulianova mai si è posto il tema dei confini geografici di un comune? Perché se ne parla oggi? Perché si sposta l'attenzione dei cittadini su un tema che nulla c'entra su ciò a cui noi siamo convocati come amministratori pubblici, cioè svolgere la funzione? Le città sono funzioni e le funzioni si svolgono perché sono in grado di incrociare l'interesse dei cittadini. Ciò che viene smantellato dalla riforma nell'ultima manovra finanziaria è proprio questo. È solo un Parlamento di distanti, in quanto denominati poteva pensare che la risoluzione delle problematiche del paese potesse essere quella della cancellazione dei comuni sotto i 1000 abitanti. Ma è nella cifra delle difficoltà di quella classe dirigente, in quanto nominata e quindi distante dai territori, poter partorire una norma del genere. Ma quello è solo l'avvio di un pericoloso tentativo, di un tentativo diventato norma, che potrebbe ulteriormente allargarsi e quindi cedere la iniziativa legislativa e la iniziativa politica in nome di una presunta grandezza che risolverebbe ogni tipo di problema. È stato nostro ospite in Abruzzo il presidente del Parlamento della Catalogna, Ernest Benach, che diceva: noi siamo convinti che il XXI secolo sta rendendo inefficaci e inefficienti i grandi stati centralizzati. La logica del nuovo secolo richiede, al contrario, vicinanza, agilità nella risposta, sufficiente autonomia ai differenti livelli di governo per essere utili alle società che vivono in un'epoca di costanti ed accelerati cambiamenti. In pratica, il Presidente della Catalogna pone due o tre concetti: vicinanza, utilità, cambiamento. E questa è la filosofia che ha immaginato il nostro legislatore costituzionale con la Costituzione e poi successivamente con la legge di riforma degli enti locali. Cioè un'intelaiatura che consentisse ai livelli più bassi di svolgere la prima funzione a cui sono chiamati gli enti locali, cioè quella della vicinanza.
perché siano utili ai cittadini. Più tu ingrandisci, più ti allontani dai cittadini e meno riesci a dare quella risposta alla quotidianità che diventa utilità nella vita quotidiana dei cittadini. Allora ad un altro livello va convocata la dimensione della grandezza. Noi questo sforzo lo stiamo cercando di fare a Regione, partendo da un'intuizione di D'Alfonso. Dov'è che convochiamo il nostro essere più grande? Beh, io credo con le alleanze ad una dimensione diversa da quella del territorio locale, ma quella delle regioni, perché sono le regioni che devono mettersi insieme, se non fondate in un unico ente, ma almeno alleate nelle strategie da portare avanti. Penso alle nostre prossimità, alle Marche e al Molise, che insieme, noi l'abbiamo chiamata, Luciano l'ha chiamata Marca Adriatica, questa intuizione che consente di mettere in campo politiche comuni che generano convenienze, che generano aggiunta. Che cosa aggiunge la fusione di due comuni? Che cosa aggiunge invece la descrizione e poi la presa in opera di politiche comuni a livello regionale? Questa è la differenza. Che la dimensione della grandezza va applicata laddove è possibile sviluppare politiche che poi generano conseguenze utili. In questa città si è aperto questo dibattito sulla Grande Pescara, che dovrebbe annettere altri territori, che dovrebbero fondersi, ma sposta anche questa proposta il tema sulla utilità degli enti locali, sulla funzione degli enti locali, su ciò che la classe amministrativa riesce a generare o meno. Il presidente di Giuseppe Antonio parlava di alcuni esempi, per esempio della regione nella sua capacità di fare o meno attività legislativa in funzione di un'intelaiatura istituzionale regionale che consente di essere tutti uniti. Sarebbe troppo lungo il discorso, ma è evidente che, salutiamo il senatore Legnini che è arrivato, ma è evidente che si è passati da un centralismo statale a un nuovo centralismo regionale, per cui la regione convoca e ha a sé tutte le funzioni e tutti i poteri, anche quelli che dovrebbero essere affidati naturalmente all'esercizio di altri enti e che qualora fossero fatti tale funzionerebbero di più. Penso al caso delle acque, penso al caso dei rifiuti, penso al caso dell'energia. Il nostro gruppo regionale ha proposto da tempo una modifica del sistema dei poteri, passando le province competenze esclusive su rifiuti, su energie, quando sarà disponibile la possibilità, su rifiuti, su acqua e quando sarà possibile anche sull'energia, affinché le province a quei livelli generino dei virtuosismi organizzativi e anche diciamo di gestione. Il centralismo regionale è diventato un ulteriore problema nell'architettura del nostro Stato e credo che la risposta non possa essere altro che quella della consapevolezza che oggi va messa in campo, e concludo, un nuovo modo di concepire la funzione dei poteri della Regione Abruzzo. C'è stata una fase in cui ve n'era esatta consapevolezza, probabilmente per un periodo troppo breve lo potremmo ricondurre all'epoca del presidente Mattucci, quando lì ci fu esatta consapevolezza di che cosa era la regione, dei poteri che essa aveva, e quindi diede luogo, diede vita ad una legislazione regionale vera che rispondeva ad un vero regionalismo regionale, che è la consapevolezza di se stessa e dei poteri che si hanno. Dopodiché si è persa questa, si è smarrita nel cammino delle regioni, nei 41 anni del cammino delle regioni, il vero senso del regionalismo, e siamo arrivati a trasformare le regioni in una sorta di apparato che non risponde alla logica dei territori. Ecco, io credo che su questo noi potremmo incentrare un'azione politica e soprattutto legislativa volta a ridefinire il modello della regione. Grazie. Grazie Camillo, soprattutto per questa conclusione con cui sei arrivato finalmente alla domanda da cui ero partito, perché ero qui a fremere, non ci arriverà prima o poi. Allora andiamo avanti, nel frattempo ci ha raggiunto Giovanni Legnini, grazie per essere con noi.
Saluto, anche perché sennò penso che mi rimbrotterà nel vocafonario che pubblico ogni settimana Duccio per essere qui, mi rimbrotterà sicuramente perché non mi ha salutato, quindi già me l'aspetto, e ringrazio anche il Presidente Emerito del Consiglio regionale Umberto Aimola. Allora, ora è il turno di Luciano, io vorrei partire con lui da una cosa che colgo da un'intervista che hanno fatto 7-8 giorni fa proprio al Presidente Gerita nel presentare il suo ultimo libro, spero che non metta in imbarazzo questo libro, L'Eclissi della Borghesia, appena pubblicato dalla Terza. Lui parla del fatto che è venuta meno una classe che era in grado di farsi tramite di un interesse generale. La società italiana è una comunità che va verso l'arricchimento, che va verso l'ostentazione. La domanda che mi pongo io non è che sta succedendo con questa idea del diventare grandi ingrandendo gli spazi, ingrandendo come una dinamica quasi di conquista territoriale, la stessa idea che hanno avuto le famiglie italiane, diceva il Presidente De Rita, quando gli arredi cambiano e alle credenze del neoscuro subentrano i mobili bianchi, cioè siamo diventati ricchi, mo adesso invece di mettere i mobili bianchi ci ingrandiamo e così siamo diventati veramente una cosa di grande livello. Ecco, grazie Luciano. Intanto credo che dobbiamo irrobustire il nostro ringraziamento a Giuseppe De Rita. Lui almeno una volta l'anno arricchisce Pescara e l'Abruzzo con le sue riflessioni. Io sono molto contento che questa volta è toccata ad una iniziativa della Fondazione Europa Prossima, per cui aiutatemi a dirgli grazie ad alta voce, perché vi assicuro che è un contributo, il suo straordinario. Soltanto 10 giorni fa stava a Todi ad alimentare la riflessione dei cattolici che si sono ritrovati lì con la voglia di essere utili alla causa del paese. Poi l'ho sentito 3 o 4 giorni fa alla presentazione del libro di Maurizio Saccone alla Camera di Commercio di Roma. Il libro era intitolato I liberi e i forti, lui stava a discutere con 2 o 3 ministri abbastanza casuali e c'era un bravo giornalista onnipresente della nostra televisione pubblica, e oggi viene qui, quindi questo ci riempie a ragione di orgoglio. Perché abbiamo scelto questo tema con questa nostra fondazione esattamente qui a Pescara? Perché quest'estate, e anche venendo in qua, in Abruzzo e soprattutto a Pescara si è posta una vera e propria questione da emergenza tematica, perché poi la questione di Pescara si è incrociata con la questione nazionale. A livello nazionale si è detto demoliamo i piccoli comuni, poi si è aggiunto cancelliamo le province, e a Pescara, in una specie di incrocio elaborativo tematico, si è detto organizziamo l'ingrandimento delle città che lo meritano. Lo voglio dire ai miei amici che ho alla destra e alla sinistra del tavolo, che l'ingrandimento sarebbe toccato per primo a Pescara, ma poi anche altre realtà urbane. Su questo, allora, avendo letto la quantità degli articoli, anche uno sforzo generoso, autentico, veritiero, di figure anche dell'Accademia, che per esempio io ho stimato, se si potesse dire, ho anche incaricato professionalmente. Mi fa piacere che la sua onestà intellettuale gli ha consentito oggi di essere qui, nonostante, diciamo, la diversità di opinioni. C'è Mascarucci, che ha una bella competenza in tema, diciamo, dell'urbanistica di vasta area. Lui si è occupato in maniera riconosciuta anche di valutazione degli investimenti pubblici al Ministero dell'Economia, quando era una cosa più seria della cosa che leggiamo adesso sui giornali. Quindi è un interlocutore che ha titolo, non solo perché è vincitore di un concorso, ma se ne è occupato di questioni, diciamo, afferenti. La domanda che noi vogliamo porre, e poi chiediamo aiuto a De Rita circa la risposta, ma è davvero bisognevole per Pescara organizzare questo ingrandimento? Si è detto,
vedo qualche amico che io ho in simpatia e mi ricorda per esempio lo sforzo dei decenni passati di giganti della riflessione culturale come Diego De Sisto, che capì che Pescara andava adeguata nella sua capacità di servizio rispetto al territorio, immaginando una evoluzione dell'organizzazione istituzionale. Io ho avuto la fortuna di avere, diciamo, come dicitore pubblico all'università Ornaghi e anche un Pomiglio, i quali ci dicevano: tenete conto che un conto è l'obelisco del potere pubblico, un altro conto è il sedime del territorio di una città. Quando si dice vogliamo ingrandire, cerchiamo di stabilire che cos'è che serve ingrandire. Diego De Sisto si poneva il tema di un adeguamento del meccanismo istituzionale, organizzativo, che facesse chi? Che il territorio poi risultava più capace di organizzare servizio. Ci provò qualche decennio dopo, sempre con i suggerimenti di Diego De Sisto, anche Uberto Crescenti. E dalla sua parte Crescenti sollevava l'esperienza già riuscita dal suo punto di vista, ma anche dal nostro, del consorzio dell'università. Io ho letto un'intervista, diciamo, molto peripatetica su un giornale, insomma, un free press, del professor Mascarucci, il quale dice: tenete conto che c'è una storia di semplificazioni, ma anche di ingrandimenti. E lui cita l'università, poi cita il consorzio industriale e per primo, io lo cito da ultimo, l'operazione Pescara fatta nel 27. La domanda che ho posto all'inizio riacquisisce robustezza: ma siamo sicuri che nel 2011 quello che serve all'Abruzzo e anche a questa cosa, che è l'area urbana di Chieti Pescara o di Pescara che guarda l'Adriatico, sia un ingrandimento del suolo, del sedime del suolo? E quando io, diciamo, utilizzo l'espressione suolo, mi viene in mente che abbiamo bisogno di sentire lui, De Rita, perché di De Rita noi abbiamo letto tante cose, abbiamo ascoltato tante cose, abbiamo anche ascoltato per esempio che il terrificante delle autonomie locali non è la grandezza del suolo, ma è la vita che si organizza presso i comuni, non la quantità demografica o la quantità di sedime dei chilometri quadrati, ma quello che riesce a mettere in campo un comune quando dentro di sé intercetta progetti, ambizioni, bisogni, domande, iniziative. È il tema della comunità, non è il tema della grandezza del suolo. Se lo volessimo declinare, il tema della comunità, come la scrive non casualmente o estivamente De Rita, che esiste un problema, Marco, non solo dello sfaldamento della solidità e della capacità della borghesia, esiste il problema di uno sfarinamento della elaborazione politica. Io una ragione la trovo. La ragione che trovo io è che c'è una legge elettorale che li colloca così. Quelli che dovrebbero fare la rappresentanza li colloca così. Io ho sempre riconosciuto dignità alle eccezioni. E qui ci sono delle eccezioni, l'ho detto già una volta. Ma nella complessità dei casi, ma come si fa ad avere la qualità della rappresentanza con una legge di quel tipo lì? Noi dobbiamo fare in modo che non ci siano prodotti di pensiero casuali, anche quando pensiamo noi ad un adeguamento dell'organizzazione di un territorio inteso come luogo della comunità, ma non come spazio fisico, che era una cosa che valeva nell'Ottocento. Forse ha continuato ad avere valore nel Novecento, ma di sicuro non ha valore adesso. E la mia domanda scherzosa, professor Mascarucci, quando dicevo per volgarizzare, ma tra Ancona e Pescara chi conta di più? Conta più Ancona, non perché ha qualche metro quadrato in più o qualche abitante in meno, e ne ha di meno di abitanti. Conta di più Ancona per la funzione che ha Ancona, che è quella della portualità. E accanto a quella della portualità c'è un'attività accademica che si è combinata col sistema dell'economia.
Lì l'accademia non è un fatto di cognomi importanti seduti con le gambe a cavalcioni, è una questione che lega mercato, economia, comunità giovanile, prospettiva di sviluppo di quel territorio. È su questo che noi dobbiamo lanciare la sfida, raccoglierla e vincerla. Le funzioni. Io nel 1995 ho fatto il presidente della provincia. Dovevamo fare un'opera importante, infrastrutturale. Io ero convinto che servisse perché me l'avevano spiegata e quindi mi sono messo a fare il cinghiale per farla. Arrivò una persona seria, un architetto, che mi disse prima di farla che voleva fare, diciamo, un'analisi più complessiva. Era un'esigenza quella dell'analisi più complessiva che poneva quell'architetto. Però ci mettemmo troppo tempo per fare l'analisi più complessiva, perdemmo l'opportunità di fare l'infrastruttura. Io adesso non voglio essere il penoltrista che fa l'analisi più complessiva, voglio soltanto porre una questione di verità. E qual è la questione di verità che voglio porre? Mettiamo caso che fosse vero che ci serve ingrandire il suolo di Pescara, perché un'altra persona che ho in simpatia, il professor Mattoscio, dice che il problema dell'Italia è che un pezzo dello stivale italiano non ha una città densa demograficamente e densa di suolo capace di competere con quello che sta sopra e sotto rispetto a questa metà dello stivale, Bologna e Bari. Dice lui, questa debolezza o questo vuoto io lo risolvo ingrandendo demograficamente e spazialmente. Mettiamo caso che questo sia possibile e mettiamo caso che il rimedio che io ho letto sul piano poi del successivo meccanismo partecipatorio sia quello di fare 4 municipi a presidio, perché ho letto che ci sarebbe poi questa idea risolutoria in corso d'opera. Noi quindi avremmo un'amministrazione importante a Pescara, poi avremmo 4 articolazioni municipali sul modello di quello che grossomodo c'è a Roma e poi avremmo questa grande distesa. Se noi fossimo nell'Italia degli anni 70 e 80, che io in un qualche modo ho potuto contribuire a governare, che io quando ho fatto il presidente della provincia non ho mai avuto gli affanni della risorsa finanziaria, devo dire che non li ho avuti neanche al comune, perché mi sono posto anche il tema della fiscalità e in tutte le forme di questo tema, dal pagamento del suolo pubblico, per il quale sono stato anche indagato, è uno dei capitoli, io ho fatto pagare il suolo pubblico come andava pagato, al tema anche delle sanzioni rispetto alla circolazione disordinata del traffico, ad una serie di capitoli che grazie alla bravura di questo assessore ci ha consentito di avere provviste finanziarie annuali che entravano con dignità nel bilancio e ci facevano fare le cose che abbiamo fatto. Io però ho avuto la fortuna di essere in un'altra Italia amministratore territoriale. In quell'altra Italia lì era possibile, toglievi istituzioni, davi opere e servizi, comunque garantivi, diciamo così, la coesione sociale. Questa Italia qui, nella quale tu togli livelli istituzionali rappresentativi e non puoi dare opere e servizi, che succede a questa grande periferia di risulta? Va in onda la giungla, il safari, il conflitto, e qui mi piace riportarvi un esempio di un minuto. Giorni fa, da operatore dell'ANAS, sono andato ad aiutare i miei colleghi del compartimento dell'Aquila. Io dovrei svolgere una funzione di facilitatore di queste opere, mettendo in campo, diciamo, questa esperienza che mi ha prodotto dolore ma anche un po' di competenza. C'è da fare all'Aquila la variante sud della città dell'Aquila, professor Mascarucci. Questa variante vale 100 milioni di euro. Questa variante serve a sud dell'Aquila tutto quello che c'è sul piano abitativo, di suolo e anche di attività economica. Questa variante incontra un problema. Nonostante l'elaborazione progettuale ispirata dalla Germania della Merkel, questa variante non può essere approvata e validata perché 200 cittadini pieni di diritto, che sono i cittadini di Onna, che prima si chiamava Onda e ha un grande rapporto col fiume, dicono: noi non siamo d'accordo con quest'opera. E hanno ragione, perché lì il rapporto c'è tra quel territorio e quel fiume, e i fiumi danno vita alle città e alle collettività. Però quando si va ad ascoltarli, i cittadini di Onna hanno il tema del rapporto col fiume, ma hanno anche il tema del rapporto con la città, perché Onna è stata riassunta all'Aquila senza che i cittadini di Onna fossero d'accordo. E quindi esiste un fenomeno quasi
lasciatemi usare l'espressione, di nazionalità soppressa, che ogni tanto riemerge. Io non credo che noi abbiamo bisogno di organizzare questo come priorità nel meccanismo. Noi abbiamo bisogno di fare in modo che i nostri spazi fotografino che il 2010-2011 le ascisse, spazio e tempo, hanno conosciuto una rivoluzione. Lo spazio fisico non vale più nulla, io sono residente a Moscufo, ma mi sento cittadino di Pescara, anche se mio figlio non andrà mai a chiedere il certificato anagrafico al comune di Pescara. Lo sono di fatto, perché mi fidanzo a Pescara, studio a Pescara, faccio la cosa più importante della mia giornata a Pescara, anche se dormo a Moscufo, anche se ho anche il luogo di ricovero abitativo a Moscufo, ma il pieno della mia vita quotidiana io lo svolgo a Pescara grazie a un mezzo di trasporto veloce che in 6 minuti mi porta a Pescara. Più che i decreti inseguiti da D'Annunzio e da Acerbo, ci serve adesso un irrobustimento della qualità dei trasporti dentro il sedime immaginifico e fuori il sedime immaginifico. Io ho un'invidia rispetto ad Ancona che è insuperabile. Se la sapesse quella persona seria che è il mio accusatore, forse organizzerebbe un altro capitolo di indagine. Ho una grande invidia, perché io ve la dico. Ve la dico perché ho una grande invidia. Mario Baldassarri, presidente della Commissione Finanze del Senato, mi ha spiegato che sua madre nel 1938 andava a studiare, sapete dove? A Zara, attraverso un idrovolante. Voi vedete la vocazione di quella città, non era di occupazione dell'altro, del sito fisico dentro di sé, perché così si ingrandiva e funzionava di più, ma di scommettere sul trasporto, sulla qualità del trasporto, senza le analisi ben oltriste. Allora, ferro, acqua, cielo, combinazione di queste opportunità e poi innalzamento della qualità di erogazione dei servizi. Professor Mascarucci, io non lo so se mi ricapiterà di occuparmi di decisione territoriale, non lo so. Se mi ricapita, io ti inseguirò per essere aiutato affinché a Pescara si facciano strutture che eroghino servizi sempre più crescenti sul piano della qualità. E se potesse, io spiegherei a mio figlio che la Pescara che sogno io è un letto a castello. È un innalzamento verso l'alto, sul piano della capacità e della bravura di dare servizi di qualità, non un ingrandimento fisico come lo si è immaginato forse nel 1800, quando questo generava anche le guerre o la guerra. Io ho fatto un periodo di lavoro intenso a Campobasso. C'è un sindaco a Campobasso simpaticissimo, professor De Vita. Si chiama Gino Di Bartolomeo, il quale una segretaria comunale un po' adulta gli spiegò che tra i diritti di un sindaco ci sta anche quello, in caso di mancanza di risorse finanziarie, di utilizzare la forza fisica dei propri cittadini per rimuovere la neve e depolverizzare. Lui lesse la norma, mai abrogata, disse: quindi le posso fare. Organizzò una specie di ordinanza per chiedere che la neve venisse pulita dalla forza fisica di questi cittadini, in particolare maschi. Poi gli spiegò la sorella del direttore amministrativo della ASL di Pescara, la dottoressa Giuliana Carano: ma guarda che la norma c'è, ma ci sono delle disapplicazioni anche per il normale vissuto collettivo, cioè non è proponibile. Se noi dovessimo fare ricorso alle braccia dei cittadini maschi, per esempio per la manutenzione che non si riesce a fare del porto di Pescara, noi dovremmo immaginare un'operazione di questo tipo. Oppure se noi dovessimo dichiarare guerra all'Austria, il numero delle braccia ci può tornare utile. Ma le braccia che ci siano dove hanno scelto liberamente di esserci, ma un'azienda che si fa a manopello scalo impedisce tosianamente di fare assunzioni ai pescaresi residenti qui? No. Se si fa a Cepagatti, a Manopella, a Tocco Casauria, allo stesso modo ci possono andare per il libero mercato del mercato del lavoro chiunque risiede ovunque. Allora lavoriamo su questa operazione complessa dell'ingrandimento, perché l'ingrandimento che a me piacerebbe concorrere a realizzare
e l'ingrandimento delle regioni. E perché dico adesso che la grandezza dal livello delle regioni in su è un valore, professor Mascarucci? Ma secondo voi, i crodini che si possono offrire gratuitamente qui e lì a qualche assessore che arriva anche in Abruzzo possono essere capaci di fare sì che si faccia il corridoio adriatico? Il corridoio adriatico è affare di una regione o è affare di tre regioni insieme, almeno per avere una certa densità di lunghezza? O il potenziamento della linea ferroviaria che è rimasta quella del 1867 di Spaventa? O un'autorità portuale degna di questo nome per la manutenzione degli spazi portuali di questa regione, combinatamente con gli spazi portuali delle altre regioni? Vedete, ci sono materie che convocano i livelli di poteri delle regioni, che chiamano in causa la combinazione delle regioni. Ma io dico combinazione, però. Io non dico fusione. Guardate, noi non è che onoriamo i 150 anni dell'Unità d'Italia perché facciamo come il mio amico Bernardo Siega, che è mio amico e cercherò sempre il suo voto e il suo sorriso, si mette uno stemmetto qui e dice: io sono sostenitore di questi festeggiamenti. Nei 150 anni ci dobbiamo ricordare che 150 anni fa partì un grande dibattito in Italia sul che cosa dovesse essere il livello di integrazione di questo paese. Qualcuno sosteneva che non dovesse essere unificazione e qualche altro parlava di federazione, di un mantenimento possibile di ciò che c'era prima. E fu un dibattito che riguardò anche l'Europa. Unire cancellando o combinare aggregando è una grande questione della politica, non della legge Porcellum, però, perché la legge Porcellum poi fa fare anche questo, che d'estate, quando c'è un po' di tempo libero, ogni giovedì esce fuori una proposta. Per fortuna che abbiamo parlamentari tipo quelli presenti qui stasera, che sanno fare battagliamento, modificazioni possibili, ma quello che è andato in onda quest'estate è vergognoso. Ma stiamo scherzando? Ogni settimana ne veniva fuori una, su cose serie tipo l'assetto della vita collettiva di popoli che hanno diritto a progetti, speranze, ambizioni. Io conosco dei paesi che sono straordinari per la qualità della vita loro, per la capacità di produrre pace anche per uno spazio più grande della vita loro. E perché una scimitarra che sta in un luogo chiuso, pieno di specchi, dovrebbe avere il diritto di uccidere quello che ci sta sotto? Perché? Allora io dico, l'ingrandimento serve a livello delle regioni, serve a livello degli stati, delle unioni di stati. Quante volte abbiamo sentito dire che la finanza pubblica si governa con quel governo più grande, che anche Berlinguer diceva doveva essere più grande possibile, ma lo diceva Kant. Quando i problemi si fanno complessi c'è bisogno dell'autorità la più grande possibile. Vedete, io non sono un giurista, anche se Emilia mi spinge a leggere le carte. Io ho trovato una norma. Ho trovato una norma, ed è una norma, direbbero in Germania, una norma fondativa. È una norma della nostra carta costituzionale, professore De Rita. È l'articolo 117 della nostra Costituzione. Questa norma, intervenuta nel 2001, colpisce quello che si chiama il titolo quinto, che a un galantuomo come Enrico Di Nicola motivava sempre le sue lezioni tra gli studenti e in corrispondenza dei cittadini, perché lui amava ricordarci come è fatta questa carta costitutiva del nostro paese, della parte programmatica e della parte, diciamo così, ordinativa e organizzativa. L'articolo 117, novellato anche a seguito di un referendum che ha detto di sì, stabilisce quali sono le materie di competenza delle regioni. Ho visto sprecacenere, le competenze della regione di adesso non hanno rapporto con le competenze della regione ai tempi di sprecacenere. Allora era una questione di trote, di sanità, di fucili, un po' di urbanistica. Ma non c'era la solidità vera che consentiva l'espressione della potenza di una collettività, della voglia di esserci di una collettività. Sapete qual è la competenza di una regione in materia di trasporti? È il rosso dell'uovo. È il rosso dell'uovo. In Abruzzo manca una norma di questo tipo.
Giovanni D'Amico, lo dico a Giovanni, lo dico a Claudio, lo dico a Peppe di Pangrazio. In materia di opere pubbliche, la competenza della regione è concorrente, ma come sa Giovanni Legnini e Vittorio D'Incerco, della concorrenza di competenza legislativa, lo Stato fissa solo la cornice. E Rodotà e Manzella dicono, questo è lo Stato che funziona, quello in cui c'è il procedere per cornice da parte dello Stato, e il contenuto lo scrive la regione. Addirittura si possono fare anche gli organi comuni tra le regioni in materia di trasporti. E che si sta aspettando per mettere insieme Abruzzo, Marche, Molise? Io voglio tranquillizzare gli esterofili innamorati delle bandiere blu dell'Europa. Questo non è in contrasto rispetto alla regione euro-adriatica, dell'acqua dell'Adriatico. Questo è il sedime, il seme affinché poi accada quella cosa lì e che non sia quelle e che non sia quella vicenda che ci raccontò Falconio. Quando noi uscivamo dall'obiettivo 1, Falconio ci diceva la soluzione è il phasing out. Mi ha fatto venire in mente questo ricordo Pasquale Galante e tutti i giornalisti scrivevano sta a posto, ci sarà il phasing out. Era un po' la storia come del cacao meravigliao. Tutti aspettavamo il phasing out che destinasse risorse normative, risorse finanziarie. Alla fine il phasing out era soltanto un cambiare passo o un prendere atto della realtà, un essere morbidi in una realtà modificata ma senza nessuna provvidenza. Noi dobbiamo evitare che ci sia questa vacuità anche rispetto a questo nuovo modello di Europa che stiamo disegnando. Come ci va l'Abruzzo con i suoi 1.270.000 abitanti alla regione euro-adriatica? Con quale forza di protagonismo? Facciamo delle alleanze progressive e guardate, le istituzioni, e concludo, evolvono in relazione alle convenienze. Questa è una piccola, diciamo così, nota da bignami della scienza delle istituzioni. Le istituzioni evolvono e funzionano nelle loro evoluzioni se producono convenienza. E allora noi dobbiamo fare in modo che ci siano delle convenienze di questo camminamento istituzionale. Concludo davvero. Dove voglio andare a parare? Mi piacerebbe molto che noi vivessimo questo appuntamento lanciato con bravura da un pezzo della comunità politica della città di Pescara, perché intanto ha innalzato la questione fino a prima del dibattito sulla Grande Pescara. Era tutta una storia di denunce alla magistratura. Va bene che si è innalzato il livello del dibattito su una cosa che si capisce, che non assomigli o che non si disintegri nella lotta tra amico e nemico, che è un pezzo della vicenda politica ma non è tutta la politica. Io sono contento quando si passa a quest'altro esercizio, cioè si lancia un sasso in alto per delineare una via di uscita rispetto agli affanni di un sistema. E poi però evitiamo di adeguarci a questa specie di prodotto industriale. Produciamo le opinioni, le più contundenti, le più capaci di entrare nel merito. Io sono convinto che questa regione non è fatta soltanto dalla città capoluogo di regione, che è L'Aquila. Non è fatta per nulla dalle quattro città capoluogo di provincia. È fatta dalle città distretto, dai piccoli comuni. Una volta, quando i sindaci venivano dai consigli di fabbrica, dalle rappresentanze sindacali, dalla fatica dell'ascolto sociale, dicevano i sindaci, io ne ho conosciuti alcuni molto bravi, selezionati prima in fabbrica l'Italcementi e poi dai cittadini al momento dell'urna democratica. In particolare un sindaco che io ho avuto in grande simpatia mi diceva, ma se se ne va lo sindaco, voleva dire lui, se si cancella il municipio, là si incendia poi, si appiccia lo fuoco. Cioè voleva dire che si incendia, diciamo, i cascami del legnatico, ma dà l'idea del che succede se viene meno questo presidio di vita collettiva ordinata. Non scherziamoci sulla demolizione dei piccoli comuni. Io adesso non voglio citare qualche comune a me molto caro, magari anche natio o natale, ma andate a vedere che cosa è diventato Abbateggio da quando questo ragazzo fa il sindaco lì. È il paese di Agli, è il paese di Agli, bello, riconosciuto, apprezzato,
ma molti comuni non sono paragonabili a ciò che erano prima. È quella gente lì che ha scelto volutamente, in maniera desiderata, di vivere lì. Ma il senso della vita non ha a che fare anche con questo. O pensiamo che si esaurisca nella partecipazione di successo ai telequiz. Il senso della vita dove sta? Ma non dovrebbe essere anche questo uno dei compiti della vicenda politica? Di organizzare l'espressione di senso. Allora questo convegno, a questo livello, e dove il livello è garantito da Derrida, da quello che dirà Legnini, da quello che avrebbe dovuto dire Piccone, del quale io ho aspettativa, per una ragione. Si chiama Piccone, non lo so come si chiamerà fra 10 anni o 5 anni in nome di quella sigla, però una civilizzazione dei rapporti tra le parti politiche si può fare. Si può organizzare una competizione tra chi ha migliore idee, migliore veduta, migliore capacità di realizzazione. Si può fare in modo che poi il consenso arrivi in relazione a questa competizione. Concludo, un mio amico nel Molise ha avuto la moglie che si è candidata alle regionali, lui fa il capo di Stato Maggiore alla Guardia di Finanza, la moglie si chiama Nunzia Lattanzi, è un magistrato dei minori. Mi ha detto lui, una sola cosa temo in queste elezioni, i poemi. Mi ha detto, che c'entrano i poemi? Ha detto, Luciano, perché noi abbiamo capito che molta parte della politica è affidata alle poesie. Ha detto, quali poesie? Denunce e lettere anonime. Evitiamo che la politica sia, diciamo, questo addensarsi di questo modo strano di scrivere e diventi la competizione delle idee e la competizione poi tra chi le sa realizzare quelle idee. Con queste parole io vi permetto di togliere il mestiere a Marco e di passare la parola a Giovanni Legnini.